dire. Non è di mia competenza. No, vabbè, che vuol dire? È un ritratto no, probabilmente non la di lei. Però. Effettivamente sembra una vecchietta. Non, lei ha detto quando era giovane, invece no, è molto più bella. Una volta si prende il viso e lo si mette comunque nella posa che era appunto di quegli anni. Questo non lo so, sicuramente troneggia. Io invece trovo la che il tavolo... ti è piaciuta? Ti piace? Ti è piaciuta la giraffa? Non particolarmente. Allora, io devo dire che invece non sono d'accordo con Rocco sui colori, nel senso che ci sono tanti ricordi, tanti oggetti, tanti quadri, quindi in realtà secondo me per meglio valorizzare tutto questo i colori dovrebbero essere molto molto più tenui, quindi proprio del muro parli? Delle pareti, ma anche magari di un divano, magari scegliere un divano chiaro, così darebbe più risalto invece al resto, perché ad esempio ho visto un paio di poltroncine che sono due pezzi di design anche storico. Allora, andiamo a visitare adesso una stanza naturalmente molto interessante sempre di una casa, che è la cucina. Secondo voi come sarà la cucina di Patrizia? Cioè intanto è una buona, sarà una buona cuoca? E no, perché entrando nella cucina si possono capire un sacco di cose. Vediamo come ce la racconta. Io mi auguro che si veda quando uno entra nella mia cucina, che la mia cucina è, sì, ordinata, però una cucina vissuta, perché da buona toscana mi piace cucinare, mi piace mangiare, e quando arrivano gli amici ci piace fare il classico casino e comunque stare insieme e mangiare e bere bene. Piace anche a mio marito, quindi sì, sì, a me piace cucinare, e quando entrano nella mia cucina, a parte il fatto del colore, che è un colore molto particolare, molto bello, vivace, ma quando poi mi vedono all'opera, ai fornelli, mi dico, ah, ma allora è vero, ma è vero che sai cucinare. Oltretutto ci trovano anche le pentole, quelle giuste, quelle là. Come cucino io la fiorentina, bella la fiorentina quella alta, in pochi la sanno cucinare. E so scegliere anche la carne, eccetera. Poi devo dire che mi arrangio a fare tante cose. La ribollita, per esempio, sono molto brava a farla. La panzanella, che è un piatto proprio povero, contadino, estivo. E devo dire che poi ho anche una suocera che è molto brava, quindi lei è mista tra Milano e Veneto, e quindi anche da lei ho imparato un sacco di piatti. E poi ho imparato a fare il pane. Oh, faccio il pane in casa, mi viene al bacio. Ho scoperto che anche una cuoca eccezionale, perché una donna che prepara il pane in casa, io anche lo so fare, ma è meraviglioso sfornare il pane caldo. Credo che sia il primo ospite VIP che ha una cucina normale. Decente, perché, è vero, perché abbiamo avuto Roberta Lessi che si possa chiamare cucina cioè è che vero? Dà proprio la sensazione che qualche volta insomma qualcosa prepara. Insomma, sì. No, ma insomma dai suoi manicaretti, da quelli che ci ha raccontato, la ribollita io poi la adoro, figurati, la Toscana ha una grande cultura culinaria, quindi ci credo che sa cucinare. Come la vedete questa cucina, ragazzi? E poi soprattutto, secondo voi in una cucina vanno bene i colori neutri, oppure bisogna metterli forti, oppure bisogna avere delle diamo un consiglio a casa, delle come dire, delle superfici lucide, oppure le preferiamo opache? Giulia, rispondi prima tu. Allora, secondo me questa è una bella cucina, nel senso che non è carina enorme, anche la cappa, eh? Sì, non è enorme, però è comunque, cioè il colore, tante volte si tende a dare un colore neutro, chiaro, a una cucina che il più delle volte è piccola, sì, negli appartamenti di adesso, oppure magari la cucina a vista, che quindi per non apparire troppo, poi per non essere protagonista nel salotto, dove appunto si tende appunto a dare dei colori molto più neutri. Invece qui è bello questo colore perché dà molta personalità. Poi io ho visto che a me piace molto il richiamo del dettaglio, la cucina è blu e ho visto diversi pezzi, utensili o così, che sono blu, quindi c'è comunque una ricerca anche del dettaglio, questo. E poi è una cucina abitabile, quindi si può mangiare. Ci voglio solo dare un flash, Marisa, perché sì, vorrei solo dirti che questa è una scelta, no? Cioè di una persona che appunto vuole una cucina, sì, che si utilizza. Però devo anche dirti che attualmente va di moda la cucina nascosta. Quindi tu dicevi bella la cappa, attualmente la cappa non si deve vedere. Ah, non si deve vedere. Non si deve vedere, no. Viene e tutto nascosto. E dove ce la mettiamo questa cappa? Come sono queste cappe moderne? Cioè si creano ad esempio tipo degli armadi
guardi, che poi tu apri e dietro c'è tutto, insomma. Quindi si tende molto a nascondere. Ma non si vede. C'è, ma non si deve vedere. Così tanto quindi la cappa così visibile attualmente non è una scelta, insomma, che senti, Rocco, che è di ti voglio moda. Fare una piccola domanda, ma secondo te quando tu vai in giro a portare le signore a scegliere le cucine, ma c'è una differenza, per esempio, fra le donne sposate e quelle single? Cioè, scelgono cucine diverse? No, assolutamente una differenza enorme. Tu hai detto prima, se va di moda il lucido o l'opaco. Sì. Ecco, una persona single potrebbe scegliere una cucina, per esempio, anche adesso c'era un periodo che andava molto di moda, ad esempio, le cucine proprio color specchio, quindi proprio tutto specchiato. La single. Oppure alluminio. Perché quindi, non cucina mai. Esattamente, perché non si rende conto delle ditate che poi sono pesantissime, poi è impossibile da pulire. Mentre una donna, insomma, sposata con figlia, ha maggiore consapevolezza, quindi guarda molto di più alla praticità. Quindi, per esempio, anche l'isola, che per un periodo andava molto di moda e ancora adesso, è una cosa che le donne sposate vogliono, se hanno la casa molto grande, preferiscono, ma perché vogliono la doppia isola in cui da una parte possono cucinare e in maniera molto comoda, dall'altra possono poi lavare i piatti o usare la lavastoviglie. Mentre le persone single vogliono la cosa piccola. Spesso dicono, io non cucino mai a casa, non mi interessa spendere tanto per la cucina, mi va benissimo una cucina con fornello, frigo e, insomma, un piano di lavoro, basta. Adesso Patrizia ci porta in un posto molto intimo, ha aperto le porte di posti molto intimi nella sua casa, che sono naturalmente i bagni. E vediamo se anche fra moglie e marito c'è una differenza, visto che si è sposata da poco. Andiamo a vedere i loro bagni. Don't call me after 12, that's when I'm a little bit home with a wife. I bagni, secondo me, sono molto importanti. Io sono cresciuta in una famiglia povera e ne sono orgogliosissima, dove per tanti anni, anche se fortunatamente eravamo solo in tre, io, papà e mamma, abbiamo diviso lo stesso bagno. E vi assicuro, avere un bagno solo si può vivere tranquillamente, ci si organizza con le tempistiche, però diventa un po' drammatico. Al momento che tu nella vita hai la fortuna di poter magari decidere di comprare l'appartamento, la casa, con un bagnetto in più, lì ti accorgi della differenza, ti accorgi della bellezza di poter sfruttare il tuo bagno, decidere qualsiasi ora quando e come andarci, quanto starci, senza giustamente dare noia o rompere l'anima all'altra persona. Il mio compagno, prima di andare nell'altro bagno, era sempre nel mio, non ho capito bene perché. Era sempre lì, facevo, ma perché stai qui? Ci sono altri bagni, perché dobbiamo lasciarli lì chiusi? Sfruttiamoli. Adesso ha imparato, ma questo non vuol dire che a me non piaccia condividere, assolutamente, anzi poi sono io che vado a fare la doccia di là, oppure comunque ci incontriamo per lavarci o qualsiasi cosa insieme, però insomma quando c'è la necessità almeno sappiamo che abbiamo due direzioni e possiamo correre tutte e due insieme. Allora, mi sembra che i colori dominino questi bagni, e secondo me il bagno piccolo se l'è cuccato il marito, a vedere. Ma mi pare che abbia quattro bagni questa casa, addirittura, quindi ha veramente esagerato. Ma secondo te, secondo voi oggi c'è una soluzione, per esempio, per non far litigare? Laddove non ci potesse essere la possibilità di avere due bagni, ci sono delle soluzioni per non far litigare le persone, cioè per creare in uno stesso bagno anche una vivibilità diversa? Certo, adesso si usa tantissimo utilizzare, ad esempio, uno spazio nelle vecchie case, i bagni erano sempre lunghi e stretti. Sì. Si può dividere un bagno lungo e stretto e crearne all'interno due, magari con una bella doccia ricavata proprio in muratura, una doccia proprio su misura, che divide i due bagni, ma in realtà è una doccia unica, o se vogliamo anche col doppio soffione. Questo già è molto interessante. Così, però tante volte si usa questa cosa. Quindi magari il bagno, il lavandino è doppio, il WC è doppio, e a separare i due bagni c'è la doccia, ad esempio. Un'altra cosa che si può fare è la doccia nella camera da letto. Sì. Quindi una cosa che faccio molto io, creare la doccia nella camera da letto, che è anche molto erotica come cosa, perché creo una specie di vetro e bisogna essere chiaramente coppia, in modo tale che quando il tuo compagno o compagna fa la doccia, tu hai modo, mentre guardi la TV ad esempio, ogni tanto puoi vedere anche il tuo amore mentre si fa la doccia. Mi sembra una bellissima soluzione, ma andiamo a visitare un luogo che piace moltissimo a questa nostra padrona di casa, che è il terrazzo, e che racchiude anche un ricordo
che le sta molto a cuore. Vediamo. L'idea di poter avere questo convivio all'aperto a me è sempre piaciuto tantissimo, ripeto, forse perché sono cresciuta per tanti anni e anche fino adulta non ho avuto molto spazio, quindi la possibilità di avere un po' più di spazio, il terrazzo, l'idea di fare le cene, mi è sempre piaciuto e lo trovo ancora più bello proprio quando, quando si arriva in estate. Non lo so, sembra quasi che vivi forse i sentimenti, la famiglia in maniera diversa, cioè è un altro modo di viverla, è un modo ancora più aperto proprio, più bello, con un panorama bellissimo. Il verde invece, io non sono mai stata una col pollice verde, la mia povera mamma era una bravissima, forse perché sono un po' tignosa, proprio perché io non riuscivo a tirare sulle piante, perché mi moriva sempre tutto eccetera, ho detto adesso ho il terrazzo, adesso devo scegliere delle piante che magari non muoiono in 3 secondi, nel senso che non sia troppo difficile mantenere, ma è stata un po' una scommessa con me stessa e ce l'ho fatta. E questo anche un po' in onore di mia mamma, perché in quel terrazzo lì ci sono 2 piante particolari che mi ha regalato mia mamma tanti anni fa e continuano a essere bellissime, a crescere, quindi mi sembra di avere lei che rompe sempre, che mi dice: mi raccomando Patrizia, le piante. Beh, questo terrazzo mi appare come un salotto a cielo aperto, arredato di armadi, di qualunque cosa, molte piante. Secondo te, Giulia, è troppo arredato questo terrazzo? Ma per un uso domestico è perfetto, perché si fa una cena con gli ospiti, ho visto i lettini, quindi anche per il relax invece più privato, ho visto candele in giro, il barbecue, proprio ha un pochino tutto. Se invece si vuole fare una festa o utilizzarlo proprio per le grandi cene, forse ecco, bisognerebbe eliminare qualche cosa. Però le piante non invadono troppo, ecco. A proposito di piante, Rocco, hai sentito Patrizia che tiene molto delle piante perché sono un ricordo di sua madre. Ecco, per arredare un terrazzo, secondo te bisogna anche tenere presente, tenere fede ai sentimenti, oppure bisogna andare dritti? No, allora io quando il cliente insomma ha delle richieste che riguardano un ricordo, questo vale anche per le foto, no? Tu sai che sono contrario alla foto, sì, dei morti nelle case, però effettivamente... Detto così come lo dici tu sembra, sì, orribile, però sai, perché nel sud si usa molto, no, l'angolo del morto, del nonno, del morto, perché poi si arricchisce, no? Man mano che passano gli anni, non è che uno ci mette la lampadina sotto, però no, ma si mette anche la candelina sotto, quindi speriamo. A volte è un po' così. No, bisogna sempre fare un passo indietro, cioè quando il cliente ti dice ho bisogno di questo perché mi ricorda o un ricordo, lì bisogna fare un passo indietro, cercare di, quando la cosa è un po' kitsch o un po' bruttino, cercare di convincere il cliente a, insomma, tipo le foto, di mettere in un modo appunto che senza candelina sotto, insomma, per far capire. E adesso andiamo. Però qui le piante, volevo solo dire che le piante, sì, qui sono messe benissimo e tra l'altro credo anche che servano per coprire la vista, quindi per non farsi vedere dai vicini, quindi molto benissimo, bello. Quindi sono anche funzionali, folte e belle. Ma andiamo a visitare, a proseguire questo giro, il giro di questa casa, diciamo entriamo in un ambiente molto femminile che è veramente il sogno di ogni donna, la cabina armadio. Io credo che ogni donna abbia nella sua vita abbia desiderato o desideri avere una cabina armadio e tutte le sue cose sistemate, dai maglioncini, dalle borse, dalle scarpe, ai tagliere, ai jeans e tutto. Io d'altronde col mestiere che ho fatto e che faccio da oltre 30 anni non potevo far diversamente, perché insomma lo si sa benissimo, lavorando in televisione hai necessità di tanti cambi, ti regalano tante cose, devi comprare tante cose, devi avere gli abbinamenti giusti, anche troppi devo dire, però è così, fa parte un po' del gioco. E quindi sì, mi piace come donna, però forse se non avessi fatto questo mestiere mi sarebbe servito un semplice armadio come tutte le donne hanno.
c'è un posto anche per mio marito, ma è molto, molto, molto più piccolo, molto più piccolo, come deve essere. Nella mia casa il mio armadio è il mio armadio, anzi, se posso mi allargo ancora di più, vado anche nei suoi armadi. È lui che si deve stringere così. E insomma, un luogo mi pare pieno, zeppo di abiti, scarpe, accessori, insomma nulla di maschile, poverino, lui è molto risicato, sì. No? Ma Giulia, è possibile? Normalmente quanto si concede all'uomo? Beh, normalmente quello che ha detto Patrizia è, secondo me, verissimo. Cioè, anche quando i clienti magari quindi ci richiedono, l'uomo gli armadi non mai li tiene mai presenti, in realtà, perché sa già che ne avrà un terzo, se va bene. Se va bene. Comunque io sono forse una donna un pochino atipica, perché preferisco gli armadi alle cabine armadio. Ah, non ti piace? Come mai? Credo in realtà che ci sia, è molto di moda la cabina armadio negli ultimi tempi. Beh, è molto comoda richiesta. Anche, no? È comoda, ma perché forse dà la possibilità di proprio entrare e abbandonare lì, però in realtà, in realtà, se vogliamo ben vedere, lo spazio utilizzato per la cabina armadio è molto, e in realtà quello che poi possiamo riporre è la stessa cosa di un armadio. Quindi voglio dire una cosa che, per dare ragione assolutamente a Giulia. Perdiamo a me spazio. Capita delle case di anche di 60 metri quadri, che sono piccole, dove io chiaramente cerco di creare appunto magari una stanza da letto, un salotto, una cucina e un bagno, in cui insistono per la cabina armadio, che è illogico, no? Perché 60 metri quadri, 10 metri li togli per la cabina armadio, 8 metri più o meno li togli, metri quadri li togli per la cabina armadio, devi quasi rinunciare a una quindi stanza. Quindi voi dite che l'armadio sostituisce perfettamente la cabina armadio. Questo oltretutto è c'è un la consiglio luce naturale della finestra, cioè si ecco può. Allora, questo è un consiglio sempre molto utile che prendiamo, e andiamo a vedere un'altra stanza che ama molto Patrizia, la sua mansarda. Il sottotetto, che poi è una mansarda praticabile, è molto grande, è ovvio che è stata pensata con una funzionalità, quindi ci si trova anche la lavanderia, la caldaia, c'è un altro bagno, non si sa mai, c'è un'altra camera da letto, non si sa mai. In quella mansarda c'è veramente lo specchio un po' di me stessa, anche nel caos, anche nel bene e nel male, e anche della mia vita, perché ci sono tutti i ricordi, tutte le targhe, tutti gli eventuali regali dei fans, delle mie trasmissioni, ci sono tutti i libri, perché io adoro avere un casino, una città di libri, c'è comunque la sauna perché a me piace comunque rilassarmi, e quindi c'è il reparto palestra, perché anche se sono molto pigra, però grazie a mio marito piano piano ho incominciato a fare insieme a lui determinate cose, anche con il nostro personal trainer, quindi è un po' una mansarda dove ci uniscono tante cose, il piacere di stare insieme, e sicuramente è tutta nostra. Sì, gli amici possono passare, vederla, ma non viverla. Insomma, un luogo multifunzionale, no? Che raccoglie sauna, attrezzi, ricordi, sport, bagno, pure un letto addirittura, un piccolo appartamento, che ve ne sembra? La mansarda è sempre bella già di per sé, vedete questo legno? Poi ricordo sempre a casa che cercate sempre di creare gli spazi più naturali possibili, utilizzando materiale naturale. Sì. Cioè tutte queste cose artefatte, il finto marmo, il finto legno, anche se costa un po' meno, comprate magari del legno vero, magari di minor qualità, se volete proprio risparmiare, o andate magari in un centro commerciale a comprare il legno, però metteteci il legno. Ecco, qui vedete il pavimento, io ci avrei messo magari il legno, ancora legno, quindi chiaro, perché magari, se notate, il pavimento stona un po' con questo calore che viene invece dall'alto, quindi legno anche sul pavimento. Poi invece il resto, che sia un po' così, che ci siano un po' di oggetti, lì su, in mansarda, insomma, ci sta, non è che deve esserci anche l'ordine Giulia, lassù. Il caos aiuta una casa? La fa diventare più vissuta, oppure come la vedi tu? Allora, da esterno è sempre bello vederlo il caos, perché ti dà proprio l'idea di chi ci abita. Io personalmente tendo a essere più ordinata, però volevo dire una cosa, che secondo me è bellissimo quello che ha detto Patrizia, perché le mansarde, chi le ha, così come le taverne, vengono sempre invece viste come la stanza dei giochi, dell'ospitare gli amici, insomma, ho diversi amici che hanno magari la mansarda ed è lo spazio, invece è il loro spazio privato, dice, gli amici possono vederla ma non abitarla. Questo è completamente diverso da quello che normalmente si sente.
Allora, andiamo adesso in pubblicità, però poi ritornate perché al ritorno troveremo proprio Patrizia Rossetti che ci sarà venuta a trovare. Ciao, a fra poco. Andate qui in studio, vero casa, oggi siamo andati a scoprire la casa di Patrizia Rossetti, una casa vivace, piena di allegria, abbiamo scoperto qualcosa in più di lei e quindi mi sembra, con Giulia e Rocco naturalmente che stanno qui con noi, abbiamo commentato, però credo che sia arrivato il momento di farla entrare. Patrizia Rossetti. Sì, buongiorno, buongiorno. Ciao, Patrizia. Pensavo peggio, Ah, hai sentito tutte le, tutti i difetti tutto, che ho hanno sentito trovato? Tutto. Però ciao, devo ragazzi, dire la verità che sono stati anche piacere. Molto buoni. Vero, vero. Però devo dire che quello che hanno detto, quello che ambedue, mi ha fatto capire che se un giorno voglio magari modificare e cambiare... Li chiamo. Trovata quindi. Avevate anche... ragione di una cosa, non tiro le orecchie a nessuno. Quel quadro lì non era quello che dicevo, perché ce n'è uno di fronte all'altro. Quello me l'ha fatto un caro amico, che è un titolare, tra l'altro, di un ristorante, che poi te lo dico dove si mangia benissimo, quando bene. Ti fermi qua. E lui quindi è più bravo a cucinare che a dipingere, però dobbiamo no, dire. Ma lui l'ha mi fatto... spiace dirglielo, no, però... poverino, no, l'ha fatto volutamente, come mi ha fatta proprio invecchiata, dice così ti vedi da una parte giovane, da una parte invecchiata e tu sei in mezzo, dico, che carino, gli ho detto che sei. Quindi è sei proprio stata vero. Coraggiosa a mettere sono stata quadro, coraggiosa, sì. Però il quadro in oggetto era un'altra cosa, un altro quadro proprio degli anni Senti, 80. Senti, e invece venuta. Tuo marito soffre moltissimo per questa, come dire, è proprio estromesso sia no, dal bagno non è vero. Che, dalla, che dagli armadi. Beh, non è vero. No, gli armadi ce l'hai, hai visto, sono piccolini ma gli basta. Sì, lui piccolo, tu più grande sicuramente. Io più grande, pieno sì. Pieno di cose. Sì. Come... Lui, io ho... E c'ho veramente tante cose, che poi anche sopra in mansarda ci sono altri armadi, altre cose, ci sono le certo. Mie cose ovviamente. D'altra parte è così, insomma, ho tentato anche, ho regalato anche tante cose, però ce ne sono sempre tante. No, c'ha un po' di spazio. Senti, ma com'è cambiata? Perché tu è una cosa strana che deve essere un signore che ha un ottimo carattere, intanto il marito di Patrizia. Grazie. No, non lo so, penso, no, è lo vero, penso. È vero, perché sì, sì, sì. Praticamente tu abitavi già in questa casa e quindi è lui che si è aggiunto. Sì, però sapete ecco, una come cosa? Ha vissuto questa... L'ha vissuta molto bene perché, quando l'ho detto all'inizio, la casa era abbastanza piatta, nel senso una... tipo un colore bianco, aspettando di fare le tende, eccetera. Quando lui è arrivato in questa casa, tutti questi colori, eccetera, è merito suo, perché è lui che ha ridipinto tutta la casa, la cucina, il soggiorno, manca la camera da letto, quella c'ha ancora i colori vecchi. Ha ridipinta proprio lui manualmente? Proprio lui manualmente con mio suocero. Bravo, cioè, quindi io ho risparmiato anche in quello, devo dire, non è fantastico, poco. Fantastico, hai avuto una fortuna. Ed è lui, sai, che ama anche lui più di me il colore, proprio. Questo divano, diciamo, per esempio, l'ha scelto lui. Io l'avrei voluto bianco, più chiaro, come dice Rocco, invece lui l'ha voluto così. Quindi anche no, lui è molto... Giulia, in realtà il rosso sì. A me piaceva, poi ho riflettuto, in effetti è un po' forte, però... Che poi è un rosso mattone. Un po' magari, magari sti cuscini, metti i cuscini un po' ma più. Ma sai perché? Ma quando è venuta la troupe di Vero TV, mi hanno trovata, hai capito, come ero. Anche sotto sopra. Esatto, anche un po' sotto sopra. Ma una casa, secondo me, è bella vedere vissuta. Esatto. Noi stiamo anche qua discutendo, perché questa è una trasmissione che fa anche discutere delle case, vero, perché ci veritiera. Dà delle idee, certo. No? E anche come modificare le nostre per avere dei consigli, perché poi noi non è che siamo tutti architetti, anch'io non è che ho chiamato, sì, o tu, sì, cioè, quindi voglio consiglio, dire, però, insomma, quindi no. Loro sono qui giustamente a criticare, però anche per darci, giusto il discorso come delle dire... piante di Rocco, infatti, siccome intorno, comunque schermano. Anche se poco, è ovvio che schermano, quindi quello è molto importante, insomma. Però devo dire che sono contenta, non mi hanno proprio stroncato no, le zampe. Giulia, ma quando... che a me non piaceva il tavolo. Allora, il tavolo, il tavolo c'è una storia. Sì. Rocco non ha per niente torto, perché quel tavolo lì è un tavolo antiquariato che mi aveva regalato sempre mia mamma ed era in cucina, perché è allungabile e poi diventa tondo. Bello. Solo che in cucina
appoggia quello, appoggia quell'altro, tre volte l'ho rimandato a sistemare, e tu ti puoi immaginare un tavolo così a risistemarlo, sono soldini, che adesso si trovano sotto il mattone. Certo. Allora ho detto, per salvarlo, lo metto in soggiorno, così lo usiamo almeno quelle quattro volte all'anno e viene un po' più tenuto da conto. E quindi in però cucina... prima c'era un tavolo più moderno di vetro, eccetera, e in cucina c'è il tavolo di vetro, e quindi devo dire che forse non ha tutti i torti, farò il cambio, farò il contrario, hai ragione, come quel mobile di fronte al tavolo non ci dovrebbe essere perché è un mobile vecchio che aspetta di essere sostituito, però siccome i soldi non si zappano sotto il mattone o sotto la terra, io aspetto di avere i soldini giusti, insomma. Senti, un po' per ma invece volta. Io volevo sapere da Giulia, diciamo la verità, quando vengono da te delle coppie, no? Perché vogliono modificare la casa, normalmente chi vince, la moglie o il marito? No, normalmente vince quello che è più interessato alla casa, perché non è detto che ci sia per forza il ruolo della donna. No, anzi, mio marito, per esempio, è ancora più attento di me. Ci sono anche donne che sono abbastanza disinteressate, o meglio, guardano la praticità, ma poi sull'estetica, su alcune scelte, lasciano fare al marito. Quindi c'è sempre nella coppia quello che è più proprio interessato o al design o alla casa, oppure ai pezzi, ai vari pezzi magari particolari. Allora l'altro magari cerca di dargli spazio. Questo... Non sono d'accordo sulla cappa, non frega niente se non va più di moda, ma a me piace tantissimo. Guarda, anche a me era piaciuta moltissimo, devo dire la verità. Mi piace tanto. Questa cappa, perché io voglio la cucina classica. Per niente. Ecco, però la mansarda, il poi legno... Poi anche ha un bel disegno, io poi adoro le cucine vere. In mansarda, devo dire che il legno vivo, devi mettere il legno vivo a terra. Ti dico un'altra cosa, con poche migliaia di euro, perché uno pensa di dover spendere tanto, visto che il marito dipinge, tu vai in un posto dove ti dico io, compri, lì ci vorranno 25-30 metri quadri di legno, ecco, lo prendi a 15 euro, 20 euro al metro quadro, quindi spendi 500-600 euro. E che cosa fai? Lo incolli sulle mattonelle? Lo metti sul pavimento? Lo metti su, lo incolli su, oppure puoi mettere un fluttuante, si chiama, si mette una plastica sotto, lo metti sopra la plastica, così se un giorno lo vuoi togliere, lo prendi e lo porti via. No, ma tu hai perfettamente ragione, solo che 10 anni fa... questo cotto secondo me è freddo. Quando ho comprato la casa, così l'impresa l'ha fatta, ha detto, signora Rossetti, se ci vuoi mettere il parquet... Soldini. Ragazzi, intanto io non ce le avevo, allora hai capito? Perché l'ho è arrivato così. Il momento di dare un voto anche simbolico a questa casa. Oddio, c'avete la lavagnetta. È un voto simpatico, Non è, guarda come scuta, come io do spia. un 8 più, è una bella casa. Carini, grazie. Non si risparmia, anche la sauna, voglio dire, quale casa ha una sauna? Tu hai la sauna? 8 e mezzo e 8 più, ma hai fantastico. Hai visto, ho risparmiato sul parquet, però ho messo la sauna. Hai fatto bene, secondo me, perché la sauna è un momento di rilassamento straordinario per una famiglia. Anche tu hai la sauna? Soprattutto di me. Io ho il bagno turco, perché io adoro il bagno turco. Davvero, in casa? Sì, in casa. Vero, vero. Vabbè, ma non è che un bagno turco però ricavato si compra, no? È si molto comodo. Io ho una doccia che all'interno ha anche un bagno turco. E mi pare meraviglioso. È bellissimo, A dirti la verità, lo volevo fare proprio, però molto complicato, perde poi da tutte le parti, non ve lo consiglio. No, è vero. Vi ringrazio di essere stati con grazie noi, Patrizia, grazie di averci aperto le porte di questa casa. Se volete dei consigli sempre da noi, scriveteci a casa@vero.it. Grazie.